come ti chiami? Mi chiamo Malleo, sono senegalese. Senegalese. Perché siamo qua oggi 13 gennaio? Siamo qui il 13 gennaio per avere un incontro con il ministro dell'interno, poi infatti di Rosarno. Mi hanno dato un anno fa dei permessi di soggiorno, per un anno c'è circa 143 persone e quelli sono permessi di soggiorno, sono permessi di soggiorno per umanitario. Ogni volta che non ha più con l'articolo 18, che non ha più il lavoro, o perdi il lavoro, che non ti rinnovano quelli permessi umanitari. Siamo venuti perché dal Ministero con quelli permessi siano rinnovati, altrimenti sono quelli che hanno avuto i permessi di soggiorno da 6 mesi. E con questi 6 mesi e dopo quando finisci senza lavoro pure non ti rinnovo il permesso. E per quello siamo venuti a rivendicare questo e diciamo che noi immigrati siamo l'economia di quei paesi, se lavoriamo all'agricoltura e sono dei lavori pesanti che facciamo e non pagano pochissimo. E quanto? Quanto? Non pagano 25 euro al giorno. 25 euro al giorno. E lavoriamo con dei pesci. E quante ore? Alle 8, fini alle 5. 9 ore. 25 euro. Sì, sono dei lavori pesanti e il permesso di soggiorno è legato sul lavoro e il proprietario non ti mette mai in regola, basta che il permesso di soggiorno scade, non lo può più rinnovare e ritorna alla clandestinità e quello le dice anche la legge Fini-Bossi. Allora cioè, per quello che abbiamo l'abolizione totale della legge Fini-Bossi e così fanno la regolarizzazione da tutti gli immigrati, danno il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati che sono nel territorio italiano. Di quante persone stiamo parlando? Numeri, quanti saranno gli immigrati? Gli immigrati che non hanno il permesso di soggiorno, sappiamo che sono troppi, possiamo parlare di 1 milione. Un milione? Sì, sono gli immigrati perché la legge Fini-Bossi ha revocato anche il permesso di soggiorno degli immigrati che da 20 anni così vivono in Italia, da 20 anni, da 15 anni hanno lavorato in fabbrica con dei pezzi della fonderia, i lavori che non vogliono fare gli italiani. Basta con la crisi che siamo, perdi il lavoro e perdi il permesso di soggiorno. Allora questi immigrati sono tornati alla clandestinità. Allora quanti milioni si sa? Non hanno revocato tutti i nostri permessi, colpo della legge Fini-Bossi. Chiediamo l'abolizione di questa legge che è razzista, è un legge xenofobo che non va. E la situazione in Senegal com'è? La situazione di Senegal è dirò che non è mica anche benché, perché il Senegal dopo la fallita dei socialisti da 12 anni fa viviamo sul regime liberale come Berlusconi, qualche giorno diciamo, perché c'è Abdoulaye Wade, sono liberali. I liberali secondo me hanno sempre rovinato e si vanno a pagare i conseguenti. Quindi il problema infatti non va risolto qui ma anche lì. Anche lì. Perché tu avresti preferito restare lì? Anche io mi preferisco. Ogni di noi sta bene a casa sua, mi sembra. Noi pensavamo di trovare una vita meglio quando siamo venuti qui. E invece stavamo a trovare peggio la situazione. Perché viviamo di queste certe leggi che sono delle leggi xenofobi. E allora è meglio di tornarsi a casa nostra, di morire lì e invece di diventare i barboni di qua. Perché questo governo mi tirano al razzismo. Obbligano gli italiani pure a essere razzisti. E l'Italia non era così brevemente. L'Italia non era così, era un paese democratico e tollerante. Non sono razzisti, hanno la pregiudizia. Ma gli ultimi anni, come è stato quello governo di Berlusconi e i suoi alleati, e la xenofobia è entrata, gli italiani sono diventati razzisti. E troppo xenofobia che gira. È tutto poco come... tempo fa hanno ammassato anche tanti gente, avete visto a Firenze quello che è successo e alla fine che cosa hanno detto, che uno è psicopatico e uno che non ha la testa, non è vero, si aveva la testa, non mi sono la cuore di quelli di ammassato quelli di Senegal, ho visto la cuore, e la cuore di Senegal io ho visto, quello non cuore non ho visto, quello non giusto veramente, non ho capito, quello di cuore, quello di morte di italiano, sì? Non ho visto noi.
Non hai visto? Ho visto il senegalese di morto. Dicevo, qua abbiamo visto soltanto il cadavere senegalese, ma il cadavere italiano che li ha ammassato. Nessuno ha visto il cadavere, nessuno ha visto qua, e là è morto. Posso solo parlare per allora, la gente. Non crediamo che pure se quelle si è suicidato. Però noi non ne siamo un conosci. E questo, ma con Messi? Ok, c'è come una... Sì, e il problema alla fine è sempre sui soldi, vero? È soldi. Viviamo in un mondo materiale, un mondo dell'egoismo. Noi quello che chiediamo, vogliamo essere accettati dalla società italiana. Combattiamo l'egoismo per una civilizzazione universale forte. Collettività. E la parte spirituale com'è in Senegal? L'anima abbiamo, è un paese ospitale, gente allergi. Ok, ripetimi il nome? Mallè mi chiamo. Mallè del Senegal. E sei in Italia da quanto? Io da 21 anni. Da 21 anni? Quindi hai visto tutta la crisi? C'erano crasi, c'erano martelli. Magari si cessavano queste, a me mi piacerebbe quelle, Andreotti quelle che altrimenti quelle che sono venute ultimamente a me mi fanno schifo. Grazie. Grazie a te. Ciao.